Benvenuti a tutti, cari amici, sul canale di Diabolici 68. Benvenuti a un nuovo video. Oggi parleremo di un personaggio che è legato al mondo dei kaiju, e quindi andiamo a vedere oggi un avversario dei kaiju, un bel volume cartonato, eccolo qua. Andiamo a vedere Ultraman, e quindi vediamo un attimino questo bel cartonato, che tra l'altro è un nuovo diciamo volume della Panini Marvel, e quindi rinascita di Marvel di Ultraman. E quindi andiamoci a vedere ora queste belle tavole. Io l'ho già visto, non lo sto cominciando a leggere da poco, però devo dire che mi sta piacendo, quindi vi rimando al video e guardiamoci questo meraviglioso cartonato. Ecco, dopo aver presentato in un altro video il Kaiju Number 8, sullo stesso filone, vediamo oggi Ultraman. È un volume che ho comprato pure di recente, anche al Forbidden Planet, che tratta appunto stessi argomenti, la lotta contro i famosissimi, famelici kaiju, i mostri tipo Godzilla che imperversano in Giappone, e questo personaggio spaziale che li combatte. La cosa interessante, ecco, allora diciamo questo, io questo volume ancora non l'ho ultimato, lo sto leggendo. Allora, non ne spoileriamo nulla, e diciamo cosa possiamo dire, che allora intanto praticamente abbiamo Higgins, Grom, Mann e Grande Tien, e dietro ora vedremo un attimino, io vi farò vedere qualche disegno, non tanto, non voglio assolutamente rovinarvi per chi è appassionato e che magari lo vuole comprare, e ritengo sia bello scoprirlo da sé, perché questo però vi devo dire è davvero bello come volume, e ci sono dei disegni molto belli, a differenza dell'albo classico manga kaiju, questo è più grande nel formato e a colori, i disegni sono diversi, si apprezzano maggiormente. Questa è la copertina iniziale, questo non è chiaramente in lettura manga, è un classico, infatti vedete Marvel, perché sostanzialmente è la rinascita di Ultraman nel formato Marvel, in edizione Marvel, e quindi si legge normalmente, non si legge nel classico, diciamo, contrario dei manga, ma si legge alla occidentale. Quindi questa è proprio la prima parte, la prima pagina, il primo, diciamo, la copertina iniziale. E questa è la copertina posteriore, dove possiamo andare a leggere un attimo. Intanto qua cosa vediamo? Vediamo che l'Ultraman è Tsuburaya Production, e quindi da qua prende spunto poi invece la rinascita, appunto, come vi dicevo io, di Ultraman in Marvel. Il costo è 17 euro, contiene l'Ultraman The Rise of Ultraman 2020 1.5. Vedete, Ultraman rinasce in Marvel all'insaputa di quasi tutto il genere umano. Nell'oscurità si nascondevano i kaiju, i mostri terrificanti e misteriosi. A difendere il nostro pianeta da questa minaccia c'è un'organizzazione segreta chiamata United Shells Patrol. Ma chi sono questi enigmatici difensori e come compiono i loro miracoli? Shin Hahaya e Kiji Fushu hanno passato metà della loro vita a cercare di scoprirlo, e ora la loro ricerca li spingerà verso una verità nascosta da decenni, che li porterà in rotta di collisione con un misterioso guerriero che arriva da oltre le stelle. Quindi abbiamo Kyle Higgins, Matt Morphin e Power Ranger, poi Matt Grom, Self e Mother, e Francesco Mann, Avengers, reinventano l'origine del leggendario personaggio della Tsuburaya Production, Ultraman, quindi con una visione, diciamo, con Marvel. Questo è il formato, diciamo, vedete lo spessore, è un cartonato, non,
grandissimo, però insomma, secondo me 17 euro è giusto per un formato del genere e per un cartonato di queste, di questo, diciamo, dimensioni, di questo spessore. Come vedete, i disegni sono molto belli, già si intravede nella copertina. Vediamo qualche cosa. Senza spoilerare, ecco, questo è l'inizio. La nascita di Ultraman. Qua abbiamo chiaramente gli autori: Kyle Higgins, Matt Groom ai testi, Francesco Manna ai disegni, e poi ai colori: Espen Grön de Tern. Guardate, questo è l'inizio, molto bello. Guardate, Ultraman. Vediamo di far vedere qualche cosa un po'. Vedete i disegni molto belli, molto moderni, molto colorati. E anche, come vedete, la tipologia della tavola molto diversa, differente di pagina in pagina. Insomma, si apprezza tantissimo, eh? Lo dico perché lo sto leggendo ed è veramente gradevole. E tra l'altro c'è da leggere, ma non tantissimo. Guardate, per esempio, questa duplice pagina, vedete, molto molto scorrevole, vedete, non c'è tanto da. Proprio da molto molto scorrevole. Vediamo qualche tavola un po' particolare che magari vi posso far vedere. Questa, per esempio, guardate. Qua ci sono i kaiju. E guardate, molto bella qua, l'abbiamo vista. Questa. I colori sono eccezionali, spaziano da in base alla storia, al momento della storia, dal blu al rosso, al rossiccio, al viola, molto molto dinamici. Guardate che meraviglia questo disegno, vedete? Guardate che bello qua. Guardate qua. Insomma, per chi non sapeva, guardate questo che bello. Per chi non sapeva di questo cartonato, insomma, penso che, guardate che bello. Poi c'è tutta una fine, una parte finale molto carina che mixa un po' il mondo Marvel con il mondo Ultraman. Vedete questa parte finale. La saltiamo, anche perché penso proprio che continuerà. Vedete qua, ci sono alcune, guardate qua, Spider-Man, no, sulla spalla di Ultraman. Insomma, devo dire, per chi vuole comprarlo e per chi, a chi piace questo genere, vi assicuro che secondo me per 17 euro vale la pena. Vedete, numero uno, immagino che usciranno gli altri, non so quanti saranno, ma io li prenderò perché mi sta veramente piacendo come genere. È lo stesso di Kaiju, però devo essere sincero, da un punto di vista stilistico, da un punto di vista di apprezzamento anche dei disegni, anche per il formato, ma non da trascurare anche per l'aspetto dei disegni moderni e colorati. E devo dire che si fa apprezzare Ultraman, per cui per chi in effetti volesse comprarlo, io direi che lo può comprare senza nessun tipo di problema. Credo che insomma la cifra 17 euro sia adeguata per quelli che sono ormai i prezzi dei cartonati di questo livello e di questa grandezza, e quindi ve lo consiglio. Quindi, per chi aspettava di vedere Ultraman, vi ho anticipato un pochettino, vi ho fatto vedere un pochettino di che si tratta. Ma è un bel cartonato, anche come molta qualità, devo dire ben fatto. E quindi potete sicuramente acquistarlo. Ok, spero che il video sia stato di vostro gradimento, spero che vi abbia incuriosito, magari qualcuno che aveva il dubbio se prenderlo o meno, guardando qualcosa di questo video, può avere avuto magari qualche
informazione aggiuntiva. Non mi sembrava il caso di girarlo maggiormente, perché non volevo togliervi il piacere di gustare in anteprima le immagini, insomma, i disegni, che sono veramente da apprezzare. E quindi spero di avervi dato un po' di curiosità sul tema, sul personaggio, e quindi lasciate un like, condividetelo, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, e ci vedremo al prossimo video di Diabolik 68. Ciao a tutti, ragazzi.